Diciamo che scendiamo in campo per vincere tutte le partite, però sappiamo che non è facile perché gli avversari che andiamo a incontrare sappiamo che lasciano la partita a noi, si chiudono tutti, si mettono tutti dietro la linea della palla e poi trovare la soluzione vincente non è sempre semplice. Eravamo riusciti ad aprire la partita, di andare sull'1-0 e secondo me per poterla vincere è mancato di poter andare sul 2-0. Una volta che magari fossimo riusciti ad andare sul 2-0, la partita avrebbe preso un canale diverso. Sì, questa è una cosa che dobbiamo andare a limare appunto, perché riuscire ad andare sull'1-0 comunque è una grandissima cosa, soprattutto contro squadre che vengono qua per non farci giocare, per chiudersi dietro. Come dicevo prima, è mancato il gol del 2-0 per poter mettere in sicurezza il risultato, perché tutte le partite saranno così, che chi più, chi meno, comunque sia tutte le partite che andremo ad affrontare, troveremo squadre che tenderanno a lasciarci la partita e a chiudersi dietro. Quindi dovremo essere bravi ad avere la calma e a fare la scelta giusta per trovare il gol. Diciamo che era da quando ero qua che speravo nel gol sotto la curva e è stato proprio istintivo andare sotto i nostri tifosi perché è una grandissima emozione per me e immagino anche per tutta la squadra vedere che comunque cantano dall'inizio alla fine, ci sostengono e andare sotto e festeggiare insieme a loro è la cosa più bella secondo me.